Non credo che la Fed smetta di continuare il proprio percorso di utilizzo di misure non convenzionali di tipo espansivo sulla politica monetaria per due semplici motivi. Uno è che l'economia americana, seppur abbia recuperato dai livelli di recessione, livelli dopo crisi Lehman di recessione, si sia portata da tassi negativi a tassi positivi, l'economia americana a livello di crescita reale viaggia negli intorni del 2,2% e comunque, nonostante si sia ripresa, è comunque inferiore al potenziale di lungo periodo. Fintanto che quello che definiscono gli americani l'output gap, questo differenziale tra economia reale presente e crescita potenziale di lungo periodo permane, pone ancora a favore per l'acquisto massiccio da parte della Fed di obbligazioni come appunto quantitative easing. Un motivo è questo, il secondo motivo è quello legato al fatto che l'inflazione continua a essere ancora a dei livelli particolarmente non preoccupanti e questo è soprattutto funzione del fatto che unit labor cost, che è il costo del lavoro, continua ad essere ancora, a viaggiare ancora a dei livelli abbastanza contenuti. Dagli anni 80, dopo l'introduzione, l'inserimento della Cina nel WTO, con la globalizzazione, il costo del lavoro ha continuato a viaggiare all'interno di una banda abbastanza controllata e fintanto che questo continua ad esserci non c'è rischio di inflazione e non c'è motivo per pensare che la Fed possa smettere quello che ha già intrapreso, considerando il fatto che dopo l'annuncio dell'utilizzo di tutte queste misure non convenzionali, il mercato da 666 di prezzo di listino, mi riferisco all'S&P, è ritornato a 1650 e questo è positivo anche per il consumatore americano, il fatto che il mercato continui a salire perché una delle attività chiave dei bilanci delle famiglie americane, oltre al mercato, oltre all'attività degli immobili, è proprio quella dello stock di titoli. Se il mercato continua a salire, grazie al fatto che i tassi continuano ad essere bassi, fa sì che l'effetto ricchezza anche sul consumatore possa continuare a migliorare. Quindi non mi aspetto che la politica di tassi di interesse bassi possa continuare, possa smettere. Nonostante un po' il consensus da parte degli analisti di scenari un po' negativi sulla crescita economica americana per via dell'elevato livello del debito pubblico e per via del persistere appunto dell'output gap, cioè del fatto che la crescita è comunque inferiore al potenziale di lungo periodo, mi aspetto invece che la crescita americana possa nel futuro essere supportata dalle dinamiche strutturalmente positive. A parte la componente ciclica legata alla ripresa del mercato residenziale per via dei tassi di interesse bassi, il mercato residenziale negli Stati Uniti dai momenti di crisi sta cominciando a riprendersi sia in termini di volumi che a livello di prezzi, questo prepone a favore per il consumatore americano e quindi per l'economia nel suo complesso. Ci sono due dinamiche fondamentalmente positive che impatteranno, a mio modo di vedere, la crescita americana in futuro. Quelle legate alla manufacturing renaissance, alla ripresa dell'industria manifatturiera in America, negli Stati Uniti, e dell'energy revolution. Due tematiche estremamente connesse perché il fatto che ci sia il gas naturale, natural gas, come risorsa accessibile in tutto il paese con dei costi, il prezzo del gas naturale in questo momento negli Stati Uniti viaggia intorno ai $4 per MTBU. Che paragonato al prezzo del petrolio è estremamente competitivo. Ecco, questo rappresenta uno dei vantaggi competitivi delle aziende americane, soprattutto per l'approvvigionamento e per i costi di produzione.
Il fatto che ci sia questo fenomeno della Energy Revolution impatta positivamente anche sulla manifattura, quindi sulla ripresa dell'industria, dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti. Si pensa che Dow Chemical, una delle maggiori società petrolchimiche americane, 10 giorni fa, quando ha riportato le trimestrali, parlava di più di 100 progetti di apertura di impianti di produzione, di impianti produttivi energy intensive, che per un ammontare pari a 200 miliardi di dollari, quindi si pensa che per effetto del basso prezzo del gas naturale ci sia una rinascita dell'azienda, dell'impresa manifatturiera negli Stati Uniti dopo tanti anni in cui le società americane avevano, per effetto della globalizzazione, esternalizzato la maggior parte delle attività all'estero, soprattutto in Cina. Questo prepone a favore di una crescita strutturalmente più elevata di quella che stiamo vedendo in questo momento.